Signor Presidente, onorevoli giurati della Corte, sono qui a difendere il mio assistito David Gilmour, accusato dal mondo intero di aver registrato un album da vecchio. Una lagna viene definito, cosa che oppugno con la fermezza più totale. Perché? Perché? Perché il mondo ha voluto massacrare il mio assistito? Perché? Forse che questo non era più lagnoso? Forse che questo non era più lagnoso 100 volte di Dark Strange di David Gilmour? O forse che il tanto apprezzato Dark Side of the Moon rifatto Roger Waters, quello è una lagna, quello è una lagna. E voi invece, popolo, cosiddetto popolo, avete ucciso David Gilmour. Lo avete riempito di parole opprimenti, definendolo un vecchio, musica per vecchi. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Ci sono altri dischi, altri autori, altri musicisti degli anni 70 che hanno fatto dischi molto più lagnosi di questo, perché questo secondo me clona ripetere. Signor Presidente, questo è un ottimo disco, è un ottimo disco. D'altro canto, che vi devo dire? L'unica pecca che potrei portare come prova a sostegno della tesi del popolo sono stati i video che ha girato il mio assistito. In effetti lì si vede che c'è qualcosa che ti dà l'impressione di una tristezza unica, perché forse se non avesse girato quei tre video dove si vede che a malapena riesce a tenere in piedi la chitarra, ma la suona. Quindi, signor Presidente, onorevoli giurati della Corte, io chiedo la totale assoluzione del mio assistito David Gilmour e la ferma condanna del popolo cosiddetto esperti della musica. C'è molta più roba lagnosa di questo. Questo è un gran bel disco. Questa è una lagna che io porto come prova. Questa è una lagna. Chiedo clemenza per Luck and Strange. Un ottimo disco. Ma regà, i dischi ascoltateli, usate il cervello, perché se questa è una lagna, a casa ci avete molti più dischi più brutti di questo. Se questa è una lagna, non andate a vedere il concerto, non ci andate proprio, lasciate stare, ok?